Alessia Amendola, attrice e doppiatrice. Alessia, tu sei figlia d'arte. Tuo padre Claudio e i tuoi nonni Ferruccio e Rita Savagnone hanno recitato in teatro, nel cinema e in televisione. I tuoi nonni poi sono tra i più importanti doppiatori italiani. Puoi darci innanzitutto un ricordo dell'indimenticabile Ferruccio come attore e come nonno? Dunque, ti posso raccontare un episodio fantastico legato a nonno, del mio primo turno di doppiaggio dove lui mi accompagnò. Era una puntata dei Robinson e lui era accanto a me proprio, al leggio. Io ero emozionatissima, neanche a dirtelo, 7 anni, con lui vicino, prima volta in sala di doppiaggio. Lui era lì discretissimo, cioè senza dire, chiedere, indirizzare, anche perché c'era un signor direttore di doppiaggio che era Renato Mori, insomma un altro nonno per me, però era lì in qualche modo, e quindi, ed era nonno, che per me è nonno, però insomma è Ferruccio, quindi insomma, e io dall'emozione, invece di leggere le battute in italiano quando stavamo incidendo, le lessi in inglese, cioè le ripetei in inglese, sentendo l'inglese, invece di dire sì, dissi yes, brava, grasse risate, vabbè. E poi una volta mi dirigeva in un film che facevamo insieme, questa scena era sotto una pioggia battente fortissima, e facevamo un paio di incisioni e poi lui mi disse va bene tutto, però non sento la pioggia, fammi sentire la pioggia. Nonno, come fammi sentire la pioggia? Come faccio? Tu fammi sentire la pioggia. Io non lo so cosa feci. Lui disse che andava bene, forse per affetto, però insomma, questo era nonno e questo è, sono solo due episodi. Come attore, che posso dirti? Insomma, le nostre orecchie hanno la fortuna di poterlo sentire ancora. Io ancora piango, rido e... Ecco, un dispiacere che ho, se così si può chiamare, è il fatto che lavorando tanto, avendo una bella carriera, vorrei che lui, per quanto c'è, comunque c'è, sa tutto, lo sa, però mi dispiace che lui non sia fisicamente presente nella mia carriera, sia come maestro, perché voglio dire, nel nostro lavoro poi non si finisce mai di imparare, anche a 106 anni tu c'hai ancora da capire, imparare, da scoprire, cioè parliamo di recitazione, quindi è talmente vasta la cosa che... Vorrei che lui gioisse dei miei successi, del mio, di queste cose, anche perché se non era per lui, insomma, no? Io magari facevo tutt'altro, io ho fatto liceo linguistico, quindi se non avessi fatto la doppiatrice magari avrei fatto tutt'altro, ben volentieri, per carità. Però ecco, nonno e nonna, e papà anche di riflesso in qualche modo, però io dico sempre, sono molto fortunata come tutti i miei colleghi, e questo però ce lo dovremmo ricordare un po' più spesso, perché comunque è una gara alla lamentela, alla noia, il farlo, ma come se... no, con a volte poco entusiasmo, insomma, questa è una cosa che mi fa molto male, perché non ci si rende conto di come forse va il mondo del lavoro e di come la gente per guadagnare 1.000 euro al mese si fa un mazzo tanto, 10 ore al giorno, e noi dobbiamo un attimo, secondo me, rientrare in una dimensione realistica e di un'umiltà che purtroppo spesso nel nostro ambiente, come in tanti altri, manca. E rimanendo per un attimo al passato, le tue amiche nel periodo adolescenziale, a scuola, ecco, rimanevano più colpite dal fatto che tuo padre era Claudio o tuo nonno era Robert De Niro? Devo dire la verità, la prima, cioè dal fatto che mio padre era Claudio, perché poi quando andavo a scuola, il papà è ancora giovanissimo, insomma, c'ha 50 anni, ma te lo ricordi, a 20-30 anni, mio padre, cioè, non so, diciamo che era un bel ragazzo. Le mie amiche adolescenti, dalle medie in poi, insomma, erano a volte al limite dell'esagerazione, tanto che mio papà quasi mai poteva venirmi a prendere a scuola, se vedevamo dietro l'angolo, per evitare insomma certe cose. E io comunque, per quanto molto obiettiva e molto tranquilla, però a volte ecco rasentavo quasi la gelosia con pischelle che
per carità, va bene le fan, va bene tutto, però a volte, oh mazza che figo, che cosa. Oh, una volta dissi a una bella, è sempre mio papà, poi se vuoi fare la grupi, vai a fare la grupi, è mio papà che mi viene a prendere a scuola una tantum, calma, perché sta qui per me. Poi, è la tua famiglia. Esatto, sì. Sì. E abbiamo detto che sei figlia d'arte, ma sei anche una delle più importanti doppiatrici italiane della nuova generazione. Ecco, lo storico del doppiaggio, Gerardo De Cola, afferma che è facile entrare nel mondo delle voci se si è figli di doppiatori, ma è impossibile arrivare nella categoria extra, nella categoria più alta, se non si è bravi. Senti di essere molto brava, quindi? Sì. Decisamente. Sento di essere molto brava e so che con la voglia di migliorare che continuo ad avere, la passione sfrenata, il rispetto e l'amore incondizionato che ho per il mio lavoro, che è un amore poi che va al di là della passione e di quanto è bello farlo. Per me è davvero, per quanto è una banalità, ma in senso proprio letterale, per me è una famiglia. Cioè, io lo proteggerò, lo difenderò e lo tutelerò in quanto doppiaggio, al di là di me, Alessia Mendola, come libera professionista, nella sua essenza, cioè perché comunque siamo in un paese nel quale la gente va al cinema, dà per scontato che l'attore apre la bocca e parla in italiano, e quando gli scende una lacrima o gli scappa una risata, la maggior parte delle volte si dimentica che, per quanto è tutto merito dell'attore originale, della regia e tutto quello che vuoi, ma è anche grazie a noi. Se sottotitoleremo un domani, cosa che io spero di no, perché dobbiamo abbattere i costi, perché di questo si parla, certo. Sarà un grave danno, un grave schiaffo morale a un ambito artistico che è il nostro, che è d'oro, d'oro, perché tu vammi a dire che ti emozioni allo stesso modo quando vedi un film sottotitolato e quando ti perdi metà film e soprattutto ti perdi gli occhi degli attori mentre recitano perché guardi il sottotitolo. Quindi di cosa stiamo parlando? Cioè, la voce è anche parte importante dell'interpretazione, c'è chi dice che il 50% dell'interpretazione è solo nella voce. E tu hai avuto l'opportunità di conoscere e lavorare con le più grandi voci del passato, essendo entrata molto giovane a contatto con il mondo del doppiaggio. Potresti darci un ricordo di quel mondo magico percepito dai sensi di una bambina che cresceva nelle sale del doppiaggio e anche poi il tuo percorso in seno alle società del doppiaggio e soprattutto se c'è una voce del passato alla quale tu ti sei ispirata come modello? Guarda, mi sto emozionando perché i ricordi sono tantissimi e soprattutto appunto sono ricordi legati ad un mondo di adulti, di meravigliosi adulti, alcuni meno meravigliosi, visti dagli occhi di una bambina di 7, 8, 10 anni che usciva da scuola e andava a lavorare, a volte col sorriso, a volte col groppo in gola di dire ma io voglio andare a giocare con le amiche mie, ma io voglio andare nella mia comitiva, ma io voglio andare al cinema. E i miei genitori mi dicevano sentiti libera di fare ciò che vuoi, ma ricordati che questi sacrifici, questa fatica, questo dolore, poi domani, dopodomani, è un tesoro prezioso. Mia madre l'ha sempre chiamato così, un tesoro prezioso il mio lavoro, no? E io a volte ho avuto la fortuna di lavorare con attori che in scene magari drammatiche, avendo quell'età poi spesso mi capitava di essere la figlia del protagonista o del coprotagonista, no? Quindi comunque ero affiancata appunto da adulti. Ci si abbracciava a Leggio una volta, non so, una volta un'attrice che è Roberta Greganti in una scena in cui faceva mia mamma che piangeva, non mi ricordo che tipo di situazione, comunque mi abbracciò e mi chiese anche scusa dicendomi Ale scusami ma ho bisogno di fare questa cosa. Oppure piuttosto che dirti, cioè comunque noi lavoravamo 3 ore di turno di doppiaggio, avevamo la fortuna di poter fare 5-6 scene, questa è una cosa che ti avranno raccontato in tanti, no? Cioè la differenza tra tempo e quantità di lavoro dei tempi andati. Questo poi tra l'altro in alcuni contesti si ritrova ancora, grazie a Dio, cioè se si fa un gran bel film di circuito che si cura dal primo fiato all'ultimo, si lavora ancora così. Ecco, questo mi ricordo, un clima di estrema disciplina sicuramente, concentrazione massima, silenzio assoluto,
veramente, cioè, rispetto e disciplina, come a teatro, cioè, finché si scherza, ma quando si lavora ci sono tante regole da rispettare e funziona così. Nonno, per esempio, nonostante io andassi a scuola, era uno che non tollerava il mio ritardo. Al turno dell'1:30 io arrivavo con una ventina di minuti di ritardo uscendo da scuola. E lui comunque un po' si straniva dicendo: va bene tutto, ma fatte fan permesso, esci 15 minuti prima, perché io voglio che tu sia puntuale come tutti gli altri. Se il turno della mattina inizia alle 9, nonno voleva che fossimo presenti nello stabilimento alle 9:15 per poter alle 9 incidere il primo anello. Insomma, oggi tutto questo. La serietà dei vecchi maestri, di lui che era cresciuto con veramente con chi il doppiaggio, si può dire, l'ha inventato in Italia. Esatto. Alessia, tu hai prestato la voce in tanti ruoli importanti, vorremmo approfondire alcune delle tue interpretazioni. Ellen Page in Inception, dove sei stata diretta da Marco Mete, com'è stato cimentarsi in film con una trama così complessa, così... poi spesso so che vi arrivano i film magari anche, diciamo, censurati, che non si possono vedere con le bocche, si vedono solo le bocche. Cioè, questo particolarmente nell'animazione, oppure ecco anche nell'azione, per esempio Transformers era così, geniale, cioè noi Transformers doppiavamo sul nero, solo con l'originale in cuffia e, come dire, poi ci siamo affidati alla bravura di Carlo Cosolo, il nostro direttore, quindi è andata alla grande, però noi andavamo sul nero, cioè, quindi anche questa cosa secondo me è pazzesca. Comunque no, Inception fantastico, perché Marco, appunto, primo turno arrivo e lui mi dice subito: dunque, è complicato, siediti, rilassati, perché adesso te lo racconto, cerca di seguirmi. E siamo andati passo per passo, cercando di concentrarci sull'interpretazione, seguendo Ellen Page nella sua estrema bravura. E ecco, poi ho capito il film davvero quando poi l'ho visto al cinema, perché insomma, doppiandolo, facendo pezzi, poi per come era montato e girato, puoi immaginare, insomma, ho capito ben poco. Però fu interessante perché lei era, voglio dire, no, se vuoi... una scelta particolare, cioè un Ellen Page, architetto genialoide di 24 anni nella sua fisicità così minuta, così, però appunto questa capoccia geniale che poi è appunto, no, Arianna che guida lui in questa cosa, cioè come appunto nel labirinto col Minotauro, quindi bella cosa. Poi che dire, secondo me Ellen Page è uno dei più grandi talenti del panorama americano e nella sua fascia d'età, cioè io ogni volta che ho l'onore e il piacere di doppiarla rimango veramente piacevolmente senza parole, perché è troppo brava. E per noi doppiatrici, doppiare attrici brave è la svolta più grande, cioè, hai fatto bingo se lavori con un'attrice brava, perché hai ben poco da fare, nel senso che guardi quegli occhi, guardi quei gesti, guardi quella roba, voglio dire, è più semplice paradossalmente. Che effetto ti fa rivederti al cinema in tua interpretazione, soprattutto in queste grandi interpretazioni? Ma guarda, ci ho messo anni per rilassarmi, nel senso che io comincio ad andarmi a sentire al cinema da molto poco. Prima no, perché comunque insomma... Era sempre lavoro? No, cioè, lo vedevi... no, era un... come dire, costruire una sicurezza di sé, un'autostima, una non timidezza è stato un percorso per me, come per insomma tanti di noi, importante. Ci ho messo un po' ad andare rilassata al cinema, ad ascoltarmi e dire, al di là del risultato finale, però ecco, è poco tempo che vado volentieri a sentirmi al cinema. E andando avanti, tra i tuoi ruoli, per Juno ti aggiudichi il premio della giuria come voce femminile dell'anno a Romix. Cosa ricordi della lavorazione al leggio di questo film? Juno è stato uno dei più bei ruoli che io abbia mai avuto la fortuna di fare. Ringrazio ancora Roberto Chevalier per avermene dato l'opportunità. Già al provino, io andai al provino, vidi come cavolo era girata quella scena, come recitava lei, che parlava al telefono con un telefono fatto a forma di hamburger, non so, Giuno forse aveva 16-17 anni, chiamando un consultorio per informazioni su un aborto con una maturità, ma allo stesso tempo la sua età, che era veramente, insomma, che mi colpì tantissimo. Su un tema anche difficile per una donna, per una ragazza, ecco,
Che sensazioni hai avuto quando hai visto le prime scene e poi doppiando? È tosta, dai. È tosta perché sono mamma e non lo ero allora, quindi forse è stato più facile. Io la stimo, perché purtroppo ci sono donne che usano l'aborto che, grazie a Dio, e confermo, grazie a Dio ce l'abbiamo, ma purtroppo, e lo sappiamo, spesso viene usato quasi come un metodo contraccettivo. Insomma, io ho seguito questo tema perché mi sta molto a cuore, c'è chi ne fa a bizzeffe, no? Quindi io stimo Juno, perché poi, per carità, è un film, però succede anche nella vita reale. Accade una cosa non, come dire, non piacevole di certo per una ragazza minorenne. Si ricorre all'adozione facendo un gesto d'amore immenso per il bimbo, per i fortunatissimi genitori che potranno crescerlo. Quindi questo per quanto riguarda la tematica. La sua performance, veramente, cioè io a volte appunto guardavo le scene e dicevo cazzarola, e adesso? Cioè io ora devo rifare sta roba. Cioè io sudavo a leggio, sudavo, perché è speciale, cioè emetteva dei suoni, faceva delle robe che sembrava stesse, cioè non recitando, una ragazza, una verità, un documentario su una ragazza che appunto ha quella storia, invece è una cavolo di attrice stupenda, quindi ripeto, una delle più belle esperienze fatte. E proprio perché tu sei madre, tu hai prestato la voce a Violetta negli Incredibili. Prestare la voce per un prodotto per i più piccoli, ecco, che sai che sarà visto da tantissimi bambini nella loro fascia d'età proprio più giovane, in cui cominciano a sentire i suoni, a distinguere le parole, ad imparare forse dal doppiaggio e dalla televisione. Bellissimo, io poi sono una fan Disney, Pixar pazzesca, da quando sono bambina, insomma, io ecco, sono cresciuta davvero con quelle voci, con quelle storie. Peter Pan è stata veramente la colonna sonora della mia infanzia, ma anche della mia adolescenza in qualche modo. È stato fighissimo, è stato fighissimo. Non ero ancora mamma, però alla prima c'erano, non lo so, 500 bambini, e è stato proprio bello. Io non vedo l'ora, io con l'animazione mi diverto tanto, un certo tipo di animazione ovviamente, ma rido ancora, cioè io quando vedo Gli Incredibili rido e piango, cioè poi questo è il bello, no, delle grandi opere d'arte, perché mi piace definirle così, che sia Disney, che sia qualsiasi altra animazione, che sia un filmone o una serie di arte, parliamo comunque, non solo per il doppiaggio, dico in generale, cioè, chapeau, è stato bello. Però anche lì abbiamo lavorato sul preliminare, quindi su non c'erano i personaggi, c'erano delle robe bianche e nero scritte, cose che poi, come ben sappiamo, purtroppo non la combatti così la pirateria, certo. Quindi fateci lavorare come meritiamo di poter lavorare, ecco, anche questa è una cosa che ci tengo a dire, perché per un discorso di tutela rispetto alla pirateria, il fatto che noi doppiatori, che abbiamo solo lo schermo e l'originale e per poter fare il nostro lavoro, non siamo attori in toto fisicamente davanti alla macchina da presa, cioè fateci lavorare, perché appunto ogni giorno abbiamo la conferma che poi comunque il modo si trova, se certo. Si vuole, quindi mi dà molto fastidio quando mi trovo in sala a lavorare sulle scritte, sul bianco e nero, sulle bocche senza poter vedere gli occhi, cioè una delle cose più importanti che mi è stata insegnata da bambina è proprio questo, dimenticatela la bocca, tu la battuta la devi imparare a memoria, tu devi guardare gli occhi dell'attrice che doppi, è lì il lavoro, tu devi guardare. Una volta mi ricordo Renato Mori, avevo 10-12 anni, e attaccavo in ritardo, sbagliavo sto sync, per leggere la battuta perdevo quel secondo e mezzo, due secondi sull'attacco, e quindi insomma era una lumaca, attaccavo tardi. Lui mi insegnò una cosa che poi mi è entrata proprio sotto la pelle, venne lì con la sua manona, la mise sul copione e mi disse, cioè presente sta battuta, ecco, imparatela a memoria, impara a guardare là, perché non si fa così, e grazie Renato, insomma. Passiamo adesso al settore televisivo. Sei la voce protagonista in The Vampire Diaries.
C'è qualche aneddoto alla lavorazione che puoi svelarci? Una serie lunga, amata, amatissima dal pubblico? Comincio con ringraziare la Pumais 2, Giuppizzo, per appunto aver avuto l'opportunità di doppiare questa attrice, anche lei veramente speciale, perché lei c'ha una forza pazzesca, cioè sono ormai quante siamo? 4 serie, che regge una protagonista a quel livello, facendo scene di un dramma enorme. Facendo poi il doppio ruolo, la buona, la cattiva, Elena, Katrin, è bravissima, e noi anche lì si suda, insomma, perché poi ecco, Vampiri c'ha un suo spessore di azione innanzitutto, cioè molto spesso dici un attimo, mi siedo un secondo, perché fiati, cose, inseguimenti, mozzichi dei vampiri, insomma. Ridiamo molto quando facciamo Vampire, perché pensiamo a Fiorello, no? All'imitazione che fa di questi Twilight, di questi vampiri, no? Delle sue parodie su questo. Ed è bello, poi ormai siamo veramente dei fan accaniti noi stessi, i direttori di doppiaggio, Rossella, Izzo, Giuppi, Fiamma, noi attori, ormai siamo proprio fan di Demone, Elena, che quando, insomma, non dico niente, ma quando succede quello che ci fa piacere succeda, se viva un paio, oppure no, siamo arrabbiati con i cattivi, insomma, ridiamo e piangiamo con loro, perché quando, insomma, poi i prodotti sono scritti bene, girati bene, inevitabilmente ti appassioni, che tu sia doppiatore, fonico o spettatore, allo stesso modo. Una totale immedesimazione, certo, potremmo dire. E nel 2008 hai vinto il premio del pubblico al Gran Premio del Doppiaggio. Ritieni sia più una responsabilità o più un onore prestare la voce a personaggi così amati dal pubblico? Forse entrambe le cose, però ti dico più un onore. Io non ho paura e non sento il peso della responsabilità, perché sono talmente a posto con me stessa rispetto al fatto che so che mi impegno al 2000 per 2000 nel mio lavoro, che so che sì, la responsabilità c'è, perché è giusto che gli spettatori abbiano la possibilità di ascoltare sempre, che sia serie, che sia cartone, che sia circuito, che sia il filmone dell'anno, un prodotto di qualità, perché comunque noi siamo a servizio di chi ci ascolta e di chi ci paga per fare quel lavoro. E quindi sì, la responsabilità di essere sicuramente sempre come dire, brava, sempre di rispettare chi mi dà lavoro, chi mi ascolta, chi mi apprezza, quello sì, però più di tutto un onore, insomma, perché fior fior di doppiatrici siamo tutte in Italia, siamo veramente, siamo bravi, siamo speciali secondo me in quello che facciamo, quindi sono onorata se vengo premiata, perché ecco. Poi il premio del pubblico, insomma, esatto, forse è il massimo riconoscimento, perché sì, c'è, no, proprio da chi è esterno, quindi sì, è sì, dai non addetti ai lavori, se vuoi, insomma, quindi grande onore. Entriamo adesso nell'ultima parte di questa intervista con Alessia Mendola, la parte più critica sul mondo del doppiaggio, sui suoi aspetti anche interni. Ecco, Alessia, tu sei una persona solare, estroversa, lo stiamo anche vedendo da questa chiacchierata che stiamo facendo insieme. Innanzitutto, tu hai avuto modo di vivere le profonde trasformazioni che il mondo del doppiaggio in questi anni, no, ha subito, da quando eri bambina, adesso che sei un'affermata professionista. È stato più facile confrontarsi con i doppiatori o con le doppiatrici, con le vecchie generazioni o con le nuove generazioni? O ma con guarda, i coetanei? È molto diverso. Le vecchie generazioni per me sono state proprio la scuola, l'insegnamento, i maestri, i punti di riferimento. In questo mi reputo mille volte fortunata, perché io, iniziando da bambina, avendo la fortuna di lavorare con fior fior di attori, di doppiatori, di direttori, di assistenti, perché poi non ci dimentichiamo il ruolo dell'assistente al doppiaggio, che per noi è vitale, cioè non si può lavorare senza assistente, aprite bene le orecchie tutti, non si può lavorare senza assistente. Lo psicologo l'hanno definito l'assistente al doppiaggio. Lo psicologo, ma come dire, il professionista del sync, tu puoi recitare bene quanto te pare, ma se vai fuori sync fai un altro lavoro, cioè nel senso, no?
Quindi sia ben chiaro, se un domani non ci saranno più le assistenti, non ci saranno più neanche i doppiatori, a mio avviso, nel senso che poi, non so, vabbè. Quindi, per quanto riguarda appunto le vecchie generazioni, veramente maestri, maestri, a partire da mia nonna, mio nonno, ma questo è scontato, a tanti altri. Per le nuove generazioni io, poi non so, forse può sembrare difficile da credere, ma noi, nonostante abbiamo, no, tutti nella nostra fascia d'età, appunto la stessa età, noi ci vogliamo bene, proprio perché siamo cresciuti insieme. Spesso le mie amiche non doppiatrici mi dicono, ma voi, cioè, tu e il tuo gruppo di amiche coetanee, no, ma come vivete la competitività, cioè la concorrenza? Perché se tu hai la stessa età di una tua collega, è ovvio che siete simili e quindi, no? Voglio dire, noi siamo cresciute insieme in un ambiente di adulti, stando al buio, senza ossigeno, ore e ore al giorno, mentre fuori c'era il sole, e abbiamo trovato lì, nel nostro mondo, nella nostra unione, nelle nostre amicizie, lo svago del quale avevamo bisogno, ridendo insieme, giocando insieme, piangendo insieme. Cioè, noi quando ci capitava di fare lunghe lavorazioni tra ragazzi o bambini, si spostavano i divani nelle sale d'attesa e si giocava a pallone, si andava a prendere la pizza al piano di sopra e si mangiava la pizza con le mani. Cioè, quasi mi commuovo, perché io veramente all'interno di questo lavoro ho degli amici veri, senza fare nomi, insomma, ma ecco, fratellini proprio, perché abbiamo condiviso tanto la fatica, la frustrazione anche a volte di stare là, e poi di stare là, cioè, con direttori che, cioè, finché non sei da 10 e lode, finché non è come deve essere, ci puoi avere 5, 6, 15 anni, non mi interessa, tu lavori. Cioè, in quel momento noi eravamo adulti, è lavoro. Poi ovviamente con le nostre voci di bambini e con le nostre intonazioni da bambini, ma è lavoro. E noi non vedevamo l'ora di avere l'anello di buco per poter uscire a chiacchierare, poi, capito, ti racconti la cosa, il gossip, mi piace quello o quell'altro, oppure come stai, come non stai, no? Quindi ecco, questo per quanto riguarda le nuove generazioni. Si può dire che siete cresciute insieme, assolutamente, lavorando. Assolutamente, sì. Nel mondo del doppiaggio si avvertono dei segnali di crisi, lo dicevamo anche all'inizio, che qualcuno vuole anche ricorrenti e facilmente superabili nel tempo. Dopo aver espresso il tuo parere, puoi avventurarti in una sorta di previsione di quello che secondo te succederà nel mondo delle voci? Dove sta andando il doppiaggio? Che dirti, la situazione è sotto gli occhi di tutti, o forse no, noi addetti ai lavori conosciamo meglio la gravità di questa situazione. La crisi c'è e questo si sa, anche se poi pure lì, vabbè, comunque diciamo la crisi c'è, voglio dire, è abbastanza palese. Quindi che succede? Crisi, problemi economici, abbattimento dei costi. Abbattimento dei costi significa puntare al risparmio, quindi le povere cooperative di doppiaggio, società di doppiaggio che con le unghie e con i denti tentano di difendere il proprio lavoro, il proprio diritto al lavoro e quindi ad avere spartito in maniera equa una quantità di lavoro giusta per tutti, si ritrovano appunto ad abbattere i costi e in qualche modo devono pur fare queste persone. La mia paura è che domani, noi potremmo scomparire, perché se qua parliamo di costo, se ci viene detto costate troppo, molto bene, costiamo troppo, allora stabiliamo che costiamo meno, mi sta anche bene, costiamo meno, ma innanzitutto anche voi committenti ci garantite il minimo sindacale, perché nella gara al ribasso si punta a... Qua c'è un contratto nazionale che ci tutela e ci difende ed è sacrosanto. Chi va a ribasso, chi propone prezzi che neanche un preventivo per comprare un servizio da te ce puoi fare, tu dimmi come puoi fare un'edizione di doppiaggio di una roba che sia di qualsiasi categoria, anche voi dovete garantirci che ci tutelate e che quello è il minimo. Ok, si può anche abbassare, no? Anche se poi lì se vai a vedere, vabbè, ok. Comunque,
Però ecco, la mia paura è questa, perché altrimenti se è un problema economico, che cosa si fa? Allora, prima si abbassano i costi, cioè le proposte, i preventivi, eccetera. Poi che succederà? Se la crisi dilaga, se non ci possiamo, se il nostro paese non si può più permettere il doppiaggio, perché il doppiaggio è un, come dire, quasi un lusso. È un lusso. Chi lo considera un lusso? È un lusso, ma non perché lo sia, perché per quanto mi riguarda, e te lo dico obiettivamente, è fondamentale. Te l'ho spiegato prima cosa penso dei film sottotitolati. È fondamentale, però è un lusso per come stanno andando le cose a livello economico, no? In più ci viene sputato sopra, perché poi si fa presto a stare davanti al computer quando si ha tanto tempo libero a disposizione, che pare che queste persone, con tutto il rispetto per chi scrive nei forum e per chi è grande fan, e questo ripeto tanto di cappello perché sono gli stessi che ci seguono e che ci ascoltano, però pare che veramente di mestiere facciano il tizio che scrive sul forum, poi con una... sinceramente con un veleno molto spesso e con un'acidità e con dei toni che... venite in sala, ditecele in faccia queste cose, è facile nascondersi dietro lo schermo di un computer a criticare l'intonazione di un doppiatore quando non sapete minimamente, perché ripeto, venite in sala a vedere quanto fatichiamo, quanto sudiamo e come portiamo rispetto alla versione originale. Non sempre, questo è vero. Ma per quanto mi riguarda, molto spesso nelle mie lavorazioni, quelle che faccio io, sento della roba che veramente dico, certo, esci fuori da quel computer, vieni qua, parliamone, vieni a vedere cosa facciamo. Stessa cosa per quando si parla di abbattimento di costi. Anche lì, cioè ragazzi, va bene tutto, però... E poi io non parlo solo per me, parlo anche per le altre figure, i tecnici, i fonici, i fonici di sale, i fonici di mix, anche lì, cioè tu non puoi, noi non siamo carne da macello, siamo lavoratori instancabili che vanno giustamente premiati, tutelati e pagati per ciò che valgono, quindi questo, voglio dire, è un mio pensiero e mi fa piacere esprimerlo, perché come vedi, insomma, mi scaldo, perché ci sono delle ingiustizie pazzesche per tutti i nostri ruoli e siamo comunque un po' bistrattati. La bellezza del nostro lavoro è essere appunto le voci nell'ombra, no? Le voci nel silenzio. E a proposito di critica, no? Perché mi volevo agganciare su questo tuo discorso, anche perché abbiamo la possibilità di farlo con te. Ecco, la critica cinematografica da sempre non si è curata del doppiaggio. Succedeva ai tempi dei tuoi nonni, che hanno doppiato attori illustri, certo, eccellenti, certo, sia stranieri sia italiani, però succede anche adesso, quindi il doppiaggio è stato criticato anche nell'età d'oro, nell'età in cui possiamo dire che non c'erano segnali, certo, di crisi, ma è criticato anche adesso. Ecco, secondo te perché questa avversione nei confronti del vostro mestiere, che è solo un mestiere del cinema, nient'altro? Esatto, secondo me per ignoranza. Ignoranza inteso in senso letterale, cioè non conoscenza, non sapere di cosa stiamo parlando. Cioè, forse ci vedono come, non lo so, come api operaie, come catene di montaggio di gente che parla. Non è così. E chi fa finta di non vederci, di non considerarci, di non sapere, appunto non sa che noi a volte ci stiamo 20 minuti su una parola, che finché quell'emozione non esce fuori, che io per fare una scena drammatica al Leggio piango davvero, ma non perché sono figa e perché se piange, perché se no è un'altra roba, perché se Elena in Vampire Diaries fa un urlo che ha le vene di fuori e piange davvero e sta male davvero, io mi devo concentrare e fare appello al mio bagaglio, ai miei dolori, alla mia roba. Poi è pieno di chi questo lavoro invece lo fa mettendo pilota automatico, con un distacco e con una, come dire, no? Comunque buona la prima, però in un altro modo. E questo è solo un'informazione, certo, non è un giudizio, né una critica, è un dato di fatto e voglio dire anche un orecchio inesperto lo può notare. Quindi questo ti dico, secondo me questo atteggiamento fastidioso, anziché no, deriva semplicemente dal fatto che sta gente non ha mai visto una sala di doppiaggio, non ha mai visto un doppiatore lavorare, un assistente, un fonico, un direttore lavorare, cioè noi ci diciamo delle cose, noi a volte veniamo diretti che veramente altro che teatro, cinema, cioè, anzi ti dirò di più, perché avendo noi solo la nostra voce in queste sale buie per poter esprimere,
E non avendo il corpo, non avendo la fotografia, la macchina da presa, l'inquadratura, che cavolo se ti aiuta, no? Nella resa finale. Cioè, noi a volte siamo... Ecco, per farti un esempio, nell'ultimo film di cinema che ho doppiato, che appunto è Il lato positivo, il maestro Francesco Vairano mi diceva durante una sequenza, la prima sequenza dove appunto il personaggio di Tiffany, Jennifer Lawrence, si vede, mi diceva, per aiutarmi a seguirla, perché ecco anche lì un'attriciona, mi diceva guardala mentre sta in silenzio, questo mi ha detto, per capire veramente chi è Tiffany, tu non la mollare mai, quando lei sta in silenzio ed è inquadrata, cioè, guardala, no? Perché comunque noi ci attacchiamo a tutto, tu ti attacchi ai silenzi degli attori, ti attacchi agli occhi, ti attacchi a... Nonno diceva doppia la mano, doppiami quella mano che si muove. Cioè, però i doppiatori non esistono, i doppiatori neanche i titoli di coda nei film, nelle serie, i doppiatori non esistono, i doppiatori si fa solo presto a dire che lavoraccio avete fatto, ma venite a farlo voi e poi ne riparliamo, venite a farlo voi e soprattutto ne riparliamo quando? Io spero di no, ma se un domani questo lavoro non ci sarà più per un motivo appunto economico, perché solo di questo si tratta, poi venitemela a raccontare quanto è piacevole, quanto è rilassante e quanto ti emozioni allo stesso modo. Se senti, sono andato a letto presto, c'era in De Niro, no? C'era una volta in America, detto da nonno, o se senti, per carità, parliamo di dell'attore più bravo del mondo, che è De Niro, ma comunque sia tu italiano, ti emozioni allo stesso modo? Se lo senti dire in inglese o se lo senti dire in italiano? Cioè... sono molto arrabbiata per questo atteggiamento, mi dispiace, ma e credo di essere anche abbastanza obiettiva, perché voglio dire, non ci siamo. Spesso non ci si rende conto che anche grandi film vengono doppiati in due giorni, in un come giorno, no? Con, appunto, no? Con il nero sulle bocche. Assolutamente. E quindi magari poi visti al cinema è chiaro che in un'altra dimensione... Magari si doppiassero come una volta in un mese. E poi mi permetto di dire anche una cosa, secondo me tutte le cose belle... come il nostro lavoro, sono all'ordine del giorno per quanto riguarda una bruttissima cosa, che è l'invidia. Io sono certa che, non per quanto riguarda la critica, ma per quanto riguarda la critica, quella diciamo del pubblico meno esperto, o di quella parte di pubblico che ci critica, perché poi cioè, non è solo questa la realtà, grazie al cielo, io ringrazio da morire le persone che ci apprezzano e ci stanno vicine. Secondo me sì, c'è una bella dose di invidia, ma questi, ma tutti vorrebbero fare questo lavoro, tanto che sono pieni gli stabilimenti di gente che si improvvisa, va di modissima questa frase, noi tutti ci ridiamo, ma hanno detto che c'è una bella voce, che dicevo posso fare doppiatore, questo è. Quindi ti dico che poi ste critiche del cavolo molto spesso non motivate. Ma dire io l'avrei fatto meglio magari. Io l'avrei fatto meglio, ma soprattutto io non vedo l'ora di farlo, ma soprattutto te invidio, ma soprattutto guarda che bel lavoro che fai. Per questo, cioè, non ci però è lavoro, c'è fatica, c'è... Ma scherziamo! C'è il film bello, il film brutto, il, c'è fatica, il direttore poi... bravo, il direttore meno bravo. Assolutamente, c'è tanto. Sempre ricordandoci che siamo dei privilegiati che fanno un lavoro meraviglioso. Di certo, non voglio dire, no? Ci sono tantissimi altri lavori pagati la metà del nostro, molto più faticosi, molto più... che fanno male alla salute, figurati. Però ecco, basta con questa corsa al voi siete privilegiati e quindi ve massacramo. Oppure facciamo finta che non esistete perché boh. Questo per quanto riguarda la critica cinematografica, su questo non saprei dirti perché. Secondo me è veramente una mancanza di cultura a questo punto, credo, perché doppiaggio è cultura. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, tu sei madre del piccolo Diego. Alessia, consiglieresti a tuo figlio di intraprendere la carriera di doppiatore? Vediamo come va. Sì, sì, se le cose vanno come dico io. Se mio figlio non avrà più nessuno che gli insegni a fare questo lavoro, perché gli entusiasmi ormai si stanno inesorabilmente spegnendo, perché per come girano le cose, e anche solo per indolenza di alcuni soggetti, se mio figlio, se io, mio figlio ha 2 anni e mezzo, insomma, se tra... 12-13 anni, le cose vanno come dico io, se sto lavoro esisterà ancora, sarò felicissima di accompagnarlo, semplicemente di proporglielo, poi deciderà lui.
vediamo che succede. Se deve andare nella fossa dei leoni in un ambiente nel quale la qualità è zero, no, preferisco che faccia tutt'altro. Proverà la sua strada. Proverà la sua strada. Vorremmo concludere questa intervista con Alessia Mendola riprendendo quello che di te ha detto Rita Savagnone. Consiglio ad Alessia di operare la sua vocalità come se fosse la tastiera di un pianoforte, di seguire e di cercare di sentire sempre la musica nel mondo delle voci. Qual è l'insegnamento migliore che pensi di aver tratto da lei come attrice, ma anche come donna? Lei semplicemente, essendo Rita, lei già mi insegna e mi ha insegnato già tutto, semplicemente essendo presente nella mia vita, perché è la nonna, cioè, ma non so come, non trovo le parole, cioè, mia nonna è speciale. Io lo dico, lo confermo, lo ribadisco, come donna, come nonna, come amica, come compagna di vita e come doppiatrice. Spostatevi tutti, perché Rita Savagnone, Rita Savagnone. Mi ha insegnato tutto semplicemente non facendo niente. A me basta sentirla parlare, basta guardarla negli occhi, basta essere diretta da lei al doppiaggio, leggere i suoi adattamenti. Io apro le orecchie e seguo a menadito il suo talento. E insomma, mamma mia, arrivacce lì, no? Alessia, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Di questo tuo contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio, ma soprattutto del clima che sei riuscita a creare in questa chiacchierata, anche da degli spunti che magari pubblico vorrà trarre da questo tuo viaggio anche nel privato, nel quello che c'è dietro il microfono, non solo davanti. E da ultimo ti chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Ciao a tutti ragazzi, ciao al mondodeidoppiatori.it, enciclopedia del doppiaggio, grazie mille, grazie per il vostro affetto, la vostra attenzione, a presto.